Luciani Utichin, un convegno sull'ambiente e il ciclo dei rifiuti, molto interessante, molte posizioni, anche la posizione della Russia mi è sembrata interessante. È stato un convegno molto interessante basato su una ricerca internazionale in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, Russia, Giappone, Italia e Brasile. E si è apparso che i russi sono abbastanza sensibili al senso di rifiuti, anche se a Mosca, dove vado e dove anche i miei parenti abitano, eccetera, quasi non si ricicla perché mettono tutto in uno e poi c'è il robot, eccetera, e smiste, e dicono che è più economico, quindi un po' modello anti-tedesco, che da quello che ho saputo anche da quel convegno anche loro sono abbastanza stufati di fare in troppi contenitori e sbagliano. Diciamo, c'è una differenziazione anche sui modelli di smaltimento dei vari paesi? Assolutamente, c'è sia diversi modelli, diverse tecnologie, ma il vero, non problema, ma anche cosa positiva è che comunque anno dopo anno questi problemi, soprattutto di smaltimento di rifiuto, di corretto smaltimento, di ecologia, diventano sempre più attuali, sempre più al cuore della gente, quindi in alcuni paesi, tra cui anche in Russia, già pensano tipo comprare qualcosa ecologico al posto di più, magari meno, anche questo. Diciamo, sono venute fuori anche delle tabelle dei paesi più virtuosi, no? In questo tipo di panorama di analisi. Ma virtuosi sono stranamente apparsi Italia, che è diventata stranamente, perché noi pensiamo soprattutto ai rifiuti del sud del paese, ma in totale Italia sta abbastanza bene, addirittura al primo posto per i rifiuti tra tutti quei paesi. Quindi potevamo immaginare Giappone o Stati Uniti, ma invece stanno molto dietro. In certo senso Italia sta bene, Russia anche se tipo c'era anche valutato propensamento ai energie rinnovabili, catture di CO2, però in Russia energie rinnovabili un po' dietro perché ci sono tanto gas, tanto petrolio, però nessuno non sa che la Russia per esempio ha tanto carbone ma lo usa sempre di meno, e proprio pensa nell'ambiente, si usa molto di gas.